C'era anche Romano Prodi, accompagnato dalla moglie Flavia Franzoni, alla cerimonia in prefettura per il saluto al questore di Bologna, Vincenzo Stingone, che lascia la città e dopo quasi 40 anni va in pensione. Oltre all'ex premier c'erano il prefetto Ennio Mario Sodano e il suo predecessore Angelo Tranfaglia, il sindaco Virginio Merola e diversi assessori comunali, il rettore Ivano Dionigi, il presidente della Camera di Commercio Tabellini e quello di Bologna Fiere, Campagnoli, inoltre Fabio Roversi Monaco, l'ex sottosegretario Gianluigi Magri e decine di poliziotti e funzionari arrivati da tutta Italia che negli anni hanno lavorato con Vincenzo Stingone. Non sono mancati momenti di commozione quando il sindaco Merola ha raccontato di ritrovare nel questore molte caratteristiche di suo padre. Lasciatemi dire, avendo io insomma una famiglia di origine polizia di Stato, si chiamava pubblica sicurezza, un po' molte caratteristiche del mio babbo le ho ritrovate a Vincenzo Stingone. Nel senso che, insomma, bisogna sapere servire con disciplina e onore. Professionalmente credo non ci sia nulla da dire, poi sotto gli occhi di tutti, insomma, però anche umanamente si è rivelato una persona di una empatia, di una capacità di dialogare con gli altri veramente fuori dal comune, il che mi ha facilitato moltissimo le cose. Quelli che riescono a unire però capacità professionali e anche quel sentimento umano che poi riempie le istituzioni sono rari, e Vincenzo Stingone è uno di questi, quindi mi dispiace molto che vada via. È stato un ottimo rapporto, ho toccato con mano, che è una persona che sa cosa vuol dire servire con disciplina e onore la propria città e i propri cittadini. Mi mancherà, ma nel frattempo siamo diventati amici. Bologna mi ha dato moltissimo, come ho già detto, ci sono stati rapporti umani stupendi, e quindi io spero che questa amicizia, questa simpatia che si è creata con la città, rimanga nel tempo, più solida che mai. Una carrellata di ospiti importanti che sono venuti a salutarla. Beh, sono molto contento perché al di là dell'importanza c'è l'affetto, c'è la simpatia, c'è il rapporto umano che sono quelle cose più importanti, le cose vere che rimangono.